Salve, ladies and gentlemen, io sono Phoenix, vi do il bentornati ad un nuovo video acquisti. Dunque, come potete vedere, oggi siamo in trasferta, non siamo nella solita location perché sono in ferie, finalmente anch'io tengo le ferie dove potremo spendere sempre più soldi e godersi finalmente i soldi spesi tempo addietro. Dunque, allora, cominciamo subito con dei giochini per 3DS. Allora, cominciamo con Monster Hunter Generations, gioco per 3DS, esclusiva 3DS, di cui ho parlato tempo fa in una live, ed è bello, molto bello, ha una settantina di tutorial inizialmente per farvi imparare a usare tutte le armi, tutti i tipi di armi, tutti i tipi di stili, ed è molto molto figa come cosa. Ci sto giocando un po' a tempo perso, lo ammetto, non lo sto prendendo seriamente come titolo. Nel senso, non ci sto giocando a bomba, però ci sto giocando. E la cosa è buona. Il titolo merita, per cui se avete un 3DS ve lo straconsiglio. Proseguiamo con Mario Luigi Dream Team Bros. Comprato al modico prezzo di 20 euro, che è rarissimo per i giochi Nintendo che scendono di prezzo, per cui ne ho approfittato subito. È in pratica il GDR di Super Mario. Ed è una cosa figa, molto carino. Ci giocavo già ai tempi del Game Boy Advance, quella volta con Mario Luigi Superstar Saga, dovrebbe essere una roba del genere. Mario Luigi Fratelli nel Tempo. O Mario Luigi Bowser Inside Story. Molto simpatici, questi qua veramente meritano tanto. In questo qua è uscito nell'anno di Luigi, in cui Luigi era il protagonista. In cui tutto quell'anno sono usciti giochi con lui come protagonista quasi totalitario. Per cui non vedo l'ora di giocare. Ancora in cellofanato, in effetti, e appena mi porto un po' avanti con Monster Hunter lo riprendo, lo prendo in mano. E proseguiamo pure con Mario Luigi Paper Jam Bros. Ovvero il seguito di questo dove uniamo, sempre in modalità GDR, Mario e Luigi assieme alla controparte di Mario Sticker Star, che anche quello è molto carino come titolo, devo recuperarmelo perché sono solo riuscito a provarlo tempo fa il Paper Jam. No. Mario Luigi, ma Super Mario, Paper Jam Star. No. Sticker Star era. Scusate, piccoli lapsus. E anche quello era sempre in modalità GR. Era molto figo perché in pratica ogni attacco, ogni arma era costituita da degli sticker che potevamo ottenere, guadagnare, comprare, creare. Ed era una cosa estremamente figa. Per cui anche quello ve lo riconsiglierò più avanti, magari quando lo recupero lo gioco, lo affronto meglio, ve ne parlerò un pochino meglio. Ma proseguiamo con gli altri acquisti. E direi che finiscono qua, a tema videoludico almeno, perché è stato un mese in cui non è uscito quasi nulla, in effetti. Per cui diciamo che ho approfittato per rifarmi un po' il guardaroba. Ovvero, cominciamo con. Vediamo dalla magica sacchetta della verità qua giù. Abbiamo la prima maglietta a tema World of Warcraft, o meglio Warcraft, perché questa qua è la tema dell'alleanza del film. Molto bella questa qua, la comprabile da Jinx. Io l'ho trovata da GameStop a 13 euro che era in offerta nei saldi. Ed è molto bella, veste bene, larga. E ci sta tutta. Il design poi mi piaceva un sacco, ma non dilunghiamoci troppo perché alla fine sono solo vestiari, per cui si può anche tagliare corto. Si prosegue con, penso, una delle prime canottiere della mia vita. Questa qua, presa da OVS. Era molto, vediamo se si vede bene, a tema, come dire, band metal, concerto, no, maglietta tipo del tour. E mi faceva ridere, per cui per l'estate una canottiera ci stava. Si prosegue con una maglietta gialla, cioè gialla. Costava poco, l'ho presa per andare a lavorare più che altro, per cui la buttiamo in parte. Proseguiamo con un'altra maglietta, sempre a Katsum, però il design era figo. Questa specie di cobra giallo sulla maglietta verde mi piaceva molto, molto questo stile, molto tipo cristalli. Mi piaceva molto, mi piaceva molto. Anche i tatuaggi di quel genere lì mi piace, per cui magari un giorno ne farò uno a tema. Si prosegue con una maglietta comprata in un negozio americano al Città Fiera, molto figa, con dei tentacoli da piovra, pagata un bordello questa, perché è una marca decisamente
costosa, però la qualità è ottima della stoffa, molto molto buona. E sì, mettiamo qua. E poi che manga questo. Ah sì, giusto, l'ultimo, diciamo, il pezzo clou di oggi, ovvero una camicia hawaiana, sempre dallo stesso negozio americano. Mi piaceva, era molto molto vacanziera come cosa. E sì, sono un debole per le camicie hawaiane, per cui questa proprio ci voleva, mi mancava. E niente, direi che quindi per questo video possiamo dire che abbiamo concluso qua, anche perché effettivamente questo mese non ho comprato grosse robe, anche perché c'era da fare 7:30 e tutto il resto, per cui a parte che non è uscito nulla, mi sono tenuto un po' buono come acquisti per poter comprare di più quando, a settembre, quando usciranno tutte quante le belle cose che devono uscire. Per cui direi che per oggi abbiamo concluso, ci sentiamo la prossima volta e ciao a tutti!